Ciao bambini, ciao ragazzi, bentrovati. Oggi è lunedì 21 dicembre e allora viviamo insieme questo incontro con Gesù in preparazione del Natale. E cominciamo con il segno della croce e dopo accenderemo la candela e canteremo. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Anche quest'anno arriva Natale, io mi domando che cosa mi può dare. Forse la pace che mi accompagna e che fa vivere senza la paura. Forse un amico, perché insieme a lui molto più bella sarà ogni cosa che farò. Forse qualcuno che quando ho paura mi dirà: vieni qui, non è niente, passerà. È Natale, sempre lo sarà, quanto buono accoglierò. Grazie che mi fai Gesù, che nasci e rinnovi la mia vita. È Natale, che bello sarà, quando finalmente capirò che il dono più grande tu sei proprio tu, venuto sulla terra. Anche quest'anno arriva Natale, io mi domando che cosa mi può dare. Vorrei il sorriso e l'allegria di chi nel dolore non deve sperare. Vorrei incontrare chi ora non c'è, perché lontano e perché sento un po' di nostalgia. Vorrei donare il buono che in me, parole e gesti per chi ora è in difficoltà. È Natale, sempre lo sarà, quando ogni tuo dono accoglierò. Grazie che mi fai Gesù, che nasci e rinnovi la mia vita. È Natale, che bello sarà, quando finalmente capirò che il dono più grande tu sei proprio tu, venuto sulla terra. È Natale, che bello sarà, e per questo rendo grazie a te, per l'amore che perdona e tutto può e che dura per sempre. È Natale, che bello sarà, quando finalmente capirò che se con fiducia te mi affiderò, potrò cambiare il mondo. Ciao bambini, questo primo giorno di video novena in preparazione al Natale vorrebbe avere lo sguardo attento alla mamma di Gesù, Maria, e in particolare vorrei ricordare insieme a voi quell'episodio del Vangelo così famoso, quello in cui l'angelo è andato a trovare Maria e gli ha annunciato che sarebbe diventata la mamma di Gesù. Vi ricordate quando l'angelo arriva da Maria e gli dice: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te.
E sono proprio le parole che noi diciamo nell'Ave Maria. Ecco, quel giorno noi possiamo davvero pensare che Maria, la mamma di Gesù, una ragazza normalissima di quel tempo, lei stava conducendo la sua vita come tutte le ragazze del suo tempo. Chissà che cosa aveva in mente. E quel giorno gli è arrivata una notizia straordinariamente bella. Perché a noi sta simpatica Maria in quel giorno? Perché lei è stata disponibile. È arrivata questa gioia grande, il suo cuore era pronto. Noi potremmo quasi dire che Maria poteva essere presa dalla grandissima preoccupazione perché c'erano i romani che invadevano il paese, perché c'era la crisi economica, non riuscivano più a fare tanti lavori gli operai di quel tempo, perché c'erano le tasse che erano altissime. Certo, noi possiamo davvero immaginare che ci fossero cose brutte anche al tempo di Maria. Ma lei quel giorno ha saputo ascoltare la gioia che il Signore le donava, l'ha accolta, l'ha fatta, come dire, proprio crescere. È così che ha potuto accogliere la vita di Gesù dentro di sé. Allora a noi potrebbe venire un pensiero di dire: noi in questi mesi sentiamo continuamente parlare di cose un po' brutte. Sappiamo tutti benissimo quanta difficoltà e quanta sofferenza stia causando il coronavirus. Allora forse oggi Maria, che riceve dall'angelo l'annuncio di una gioia così grande, ci dice che sì, ci possono essere cose negative, ma il nostro cuore deve essere capace di lasciarsi raggiungere dalle cose belle. Deve essere comunque capace di gioire per i doni che Dio ci fa. Allora noi oggi mettiamo la statua di Maria qui sul presepio e vorrei invitarvi oggi, ispirati dal suo cuore, disponibile ad accogliere la gioia di quell'annuncio che le ha portato l'angelo, sarebbe bello che anche noi provassimo a pensare: quali sono quelle piccole, grandi gioie che Gesù ci sta donando in questo tempo? Certo, ci sono tante cose tristi, sì, è vero, ma noi dobbiamo saper vedere anche quelle belle. E provate a pensare se l'amore dei vostri genitori, la contentezza che provate quando potete comunque giocare, stare con gli amici, quel gusto di divertirvi insieme alle persone con cui vi volete bene, le gentilezze che ci possiamo scambiare, la possibilità di avere qualcuno che ci aiuta tutti i giorni nel fare le cose. Davvero, noi abbiamo tante piccole grandi gioie. Davvero chiediamo oggi al Signore che ci doni di avere la capacità di accorgerci di tutti i motivi di gioia che Lui mette nelle nostre giornate. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Per intercessione di Maria, ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata. C'era un asinello triste, aveva lavorato molto. Nessuno lo voleva, nessuno lo cercava, troppo vecchio per portare pesi. E via.
una luce, forse tutto incuriosito. E c'era un bambino in una mangiatoia con la mamma ed il suo papà. Tu bambino Gesù, che passi la notte qui, la paglia è troppo poca e il vento è gelido. Io bambino Gesù, se vuoi rimango qui a farti compagnia, a riscaldarti un po'. Io con te e tu con me, tutto il mondo canterà. C'era un bue lì vicino, senza niente da mangiare. La neve ricopriva l'erbetta fresca e folta, troppa fame per arare ancora. Un profumo delizioso dalla stalla proveniva, e c'era un bambino e un vecchio asinello che cantava questa ninna nanna. Bambino Gesù, che passi la notte qui, la paglia è troppo poca e il vento è gelido. Ma io bambino Gesù, se vuoi rimango qui a farti compagnia, a riscaldarti un po'. Io con te e tu con me, tutto il mondo canterà. Calore che cresceva fece sciogliere la neve, l'erba era tornata, il bue mangerà, l'asinello tornerà più forte. E poi videro arrivare tante pecore e pastori, erano guidati da un angelo lucente che cantava pace in cielo e in terra. Tu bambino Gesù, che passi la notte qui, la paglia è troppo poca e il vento è gelido. Io bambino Gesù, se vuoi rimango qui a farti compagnia, a riscaldarti un po'.